questo è contraffatto. Non confonderti con un ratto. Il pipistrello è più scaltro, inizia un nuovo atto. Tra mille piste streccerà, con la guerra esulterà. Sempre a top la porterà, e un ritornello partirà. DDK, lo youtuber non ti scappa. DDK, ogni stream è stanca stanca. Oh oh, DDK con la guerra esulterà. E un colpo su sul campo. Gente, pipistrello esigente, tra videogames e realtà, per difendere la libertà. Non supporta dicerie, sono tutte fantasie. Il pipistrello esce matto, inizia un nuovo atto. Tra mille piste streccerà, con la guerra esulterà. Sempre top la porterà, e un ritornello. Contraffatto, non confonderti con un ratto. Il pipistrello è un altro, inizia un nuovo atto. Tra mille piste streccerà, con la guerra esulterà. Da forza partirà, e un ritornello inizierà. DDK, lo youtuber non ti scappa. DDK, ogni stream è stanca stanca. Eccoci ragazzi, sono pronto ad esultare per una 20ª posizione alla Vanzini, come ha fatto con Charles Leclerc, giro mostruoso. Signori, benvenuti finalmente in quello che cercate ogni giorno, anche quando porto altro mi venite a cacare il cazzo. Quando porti Formula 1 Manager, rutu cazzo, eccoci, oggi siamo su Formula 1 Manager, signori, con la VR. Vi chiedo scusa per il volto, ma davvero... mal di testa incredibile, sono un po' stanco, oggi ultima live della settimana, mi vedete un pochettino scombussolato, tranquilli, è normalissimo, ho davvero tante cose da fare, quando porti FM giustamente, ciao a Checco, ciao a Dizio, ciao a Rick, ciao a Pasqualino, ciao a Francesco, ciao Flavio, ciao a tutti, ciao a Sberalduccio. Oggi Formula 1 Manager c'è, se non supportate vengo a casa a cercarvi. No, allora... ho fatto alcune decisioni, anzi adesso voglio leggermente laggare, signori, oggi voglio leggermente laggare perché devo avviare ancora Formula 1 Manager, scusate, stavo sistemando la sedia. Dicevo, adesso avvio Formula 1 Manager, quindi se laggo leggermente, tranquilli, non succede nulla, è normale, perché a me esplode il PC quando avvio Formula 1 Manager, quindi se per un attimo laggo fatemi sapere. Ciao, attenzione al lag, tra tre, fatemi sapere se laggo, perché non si avvia il gioco, comunque, con molta calma si avvierà, ecco, attenzione, lag tra 3, 2, 1, ora, sta laggando,
Vabbè, signori, quando avvio Formula 1 Manager è così, non c'è un cazzo da fare. Sì. Sto laggando, sì, sto laggando. No? Come tutto liscio? Cosa ho fatto per farlo andare lì? Io ancora non capisco perché alcune volte lagga e alcune no. Non ha laggato. Aspetta, cosa ho fatto? Che modifica avevo fatto con mio nipote? Ah, Streamlabs lo avvio come amministratore. Forse è per quello? Oh, vabbè, comunque, signori, non ha laggato. Bene, signori. Allora, piccolo spoiler. Prima di mettervi la schermata. Allora, la vettura è cambiata con gli sponsor. Ho voluto tenere più o meno quello che abbiamo visto nella scorsa live con gli sponsor originali, perché secondo me Monster va benissimo con la VR. Ma c'è un mega miglioramento sulle tute. Le tute sono un qualcosa di meraviglioso. Ve le farò vedere tra pochissimi secondi. Secondo me sono meravigliose. Anche la vettura è cambiata nella posteriore, nell'anteriore, nelle pance. Forse la pancia d'inizio stagione era migliore, ma abbiamo trovato migliori sponsor e ve la faccio vedere. Vi metto la schermata, ok? Adesso si avvia. Ok, ve la faccio vedere in panoramica così adesso. Vi faccio vedere anche le tute. Secondo me è una vettura troppo bella, insuperabile. Guardate, guardate la tuta con il logo della Monster lì al centro. Aspettate che adesso viene ripreso meglio. Fantastico Nvidia, il logo Nvidia sul verde. HP sulla laterale dell'alettone posteriore, secondo me è un qualcosa di pazzesco, ma Nvidia va benissimo. L'anno prossimo sto pensando di utilizzare lo sponsor Nvidia, se la pancia sarà verde. Secondo me esce qualcosa di epico. Eccola qui, tutta Momo con collettino Hugo Boss, signori. Secondo me è migliorata tutta la vettura, tranne sulle pance, secondo me. Sulle pance era più corposa prima, ma su tutto il resto è nettamente migliorata la VR. La tuta è fotonica. Sì, adesso sembra davvero una scuderia originale. Non sembra una di quelle carriere fatte da, che ne so, determinati streamer che sembrano scuderie tarocche. Sembra davvero una scuderia esistente, secondo me. Il logo, gli sponsor, per come è formata la vettura, secondo me nella realtà non si figurerebbe una vettura del genere, anzi. Che cazzo è? Inizia Lewis. Ora manca solo la prestazione della macchina, sì, ora manca solo la prestazione della macchina e ci sono alcuni problemi che ho notato, vi farò vedere. Grazie, zii. Secondo te domani come va, Pierre? Guarda, secondo me Ferrari con le condizioni intermedie non è male, ma credo fermamente che... Secondo me domani la Ferrari verrà superata anche da Verstappen, che parte undicesimo. È migliorata la Ferrari, però ha preso distacco da McLaren, da Red Bull che ha cambiato il motore, si vede, da Mercedes anche sotto in questo momento. Adesso in queste condizioni qui, quando sono quasi da asciutto, la Ferrari l'abbiamo già vista che era abbastanza competitiva. Però se domani è asciutto o è nettamente bagnato, non credo vedremo una grande Ferrari. Però spero di sbagliarmi, eh. Non è migliorata Ferrari, è tornato Leclerc. Ma vabbè, dici tu, tornato Leclerc. Per una seconda posizione in qualifica è tornato Leclerc. Ma vabbè. Non è che non è mai andato via, semplicemente che ha avuto alcuni momenti così e così all'inizio della stagione, poteva far di più però. Sì. Va bene, a parte questo ragazzi, ci sono alcuni problemi enormi. I problemi enormi che voglio sottolineare sono... Giovinazzi che perde punti overall. Ma il problema più grande
è che noi abbiamo già sviluppato un pezzo, l'alettone posteriore, che è quello enorme, lo sviluppo enorme, ma non riusciamo a svilupparlo perché, guardate un po', su produzione abbiamo solo due slot perché la nostra struttura è il livello 1 fabbrica e non riusciamo a fare l'alettone posteriore che abbiamo sviluppato, ma soprattutto si sono usurati molti pezzi e questi pezzi noi non li possiamo produrre. Quindi abbiamo 3 di telaio, 4 di allettone, 4 di posteriore, 2 di pance laterali, quindi se nelle prove libere sfasciano devo fare d'emergenza e attenzione diventa un problema. Sottoscocca 3, sospensioni 3 e bisogna iniziare a fare una sorta di strategia per non rimanere senza pezzi. Togliendo questo, abbiamo adesso uno slot libero per la progettazione e ricerca, ma non abbiamo le ore che dopo questo GP dovrebbero ritornare, le ore per sviluppare. Il periodo ATR qui si conclude e qui si riapre, ma bisogna fare anche la ricerca. Ma soprattutto, ragazzi, nelle strutture bisognerebbe iniziare a farle ste strutture, perché se no, ragazzi, non riusciamo a fare niente, cioè almeno metterli tutti livello 1. Il problema è che se io costruisco queste strutture, poi il budget cap continua ad avanzare, perché vi ricordo che l'aggiornamento, sistemare delle strutture che, come dire, sono fatiscenti, che si stanno deteriorando, non comporta nulla sul budget cap, ma costruirle va a toccare il budget cap. Quindi devi fare la ricerca, devi sviluppare, fare le strutture, beh, bisognerebbe iniziare a pensare di dire o faccio uno, o faccio l'altro ancora. Tutto insieme non credo sia una cosa fattibile, ma vedremo, vedremo. Anche perché sono soldi, abbiamo pochi soldi. E una cosa bella che volevo dirvi è questa. Andrea Chimi Antonelli accetta, quindi Antonelli adesso entra a far parte della VR, lo assumiamo, ci perdiamo 250.000. Ma adesso, come potete vedere, tra gli affiliati, anzi, deve ancora apparire, un attimo, avanziamo di una giornata, e vi faccio vedere, ecco qua, tra gli affiliati, dov'è? Perché non c'è? Che cazzo? Perché non c'è? Conferma assunzione, era per quest'anno, giusto? No, ma forse l'abbiamo fatto... Aspetta, ricordatemi. Ma mi sa che noi abbiamo fatto il contratto per l'anno dopo. Era per la prossima. Giusto. Era per la prossima. Quindi prossimo anno ce l'avremo. Va bene, va bene. Bravissimo, eh. Bravo, bravo, eh. Giusto. L'abbiamo fatto per la prossima stagione per non pagare la clausola rescissione. Bravo, bravo. Ok. Come arriviamo in questo GP? Miami, uno dei GP che mi piacciono tantissimo. Potrebbe esserci la pioggia. C'è la sprint, però c'è la pioggia in gara. La pioggia in gara non è una buonissima cosa perché centro meteorologico livello 1. Seguiremo le migliori scuderie. Tanto prendiamo dopo 15 giri 30 secondi di distacco da Red Bull. Quindi andremo a vedere quando si infila a Red Bull. E seguiamo passo passo, è l'unica cosa da fare. Ma arriviamo in questo GP come velocità massima 17esimi, quindi qualcosina di decente c'è. Tutto il resto però facciamo quasi cacare. C'è da dire 20esimi su media velocità, quindi su qualcuno davanti siamo. Ma niente di tanto particolare, ok? Quindi vediamo cosa riusciamo a fare in questo GP. Comunque, tutto sommato, non stiamo andando male. Nonostante tutta la difficoltà che ci siamo messi, negli ultimi GP comunque ci stiamo avvicinando a posizioni nettamente migliori. Stiamo iniziando a dar fastidio alla kick, solo che la kick inizia ad avere fastidio con Wang Yuzhou e non con Bottas, perché ha un overall nettamente superiore di questi due piloti, quindi si sente la differenza. Non sta aumentando la felicità, anzi si sta abbassando. E serve per forza qualche risultato abbastanza buono per fargli aumentare la felicità e soprattutto far arrivare dei pezzi nuovi che non arriveranno in questo GP. Probabilmente nel prossimo, quindi nel prossimo GP, che è Monza,
Emilia Romagna, scusate, arriverà l'allettone posteriore che abbiamo già fatto, ma dobbiamo ancora produrlo. E credo che la produzione ce la faccia dopo, fino a Imola. Quindi ad Imola probabilmente avremo l'allettone posteriore sviluppato in intensivo, che dovrebbe dare un boost nettamente migliore. Quindi diciamo che il prossimo sviluppo, quello che andremo a produrre, ci farà vedere più o meno se abbiamo fatto un passo in avanti o un passo indietro. Di sicuro l'abbiamo fatto in avanti, perché ricordo che se con il telaio siamo riusciti già ad arrivare 17esimi sulla velocità massima, allora con l'allettone posteriore miglioreremo davvero tanto sull'efficacia DRS, velocità massima, se non ricordo male, qualcosina su altri campi che adesso non ricordo, però se non ricordo male dovrebbe andare bene, cioè dovrebbe migliorare tanto. Sulla classifica costruttori la Red Bull è prima, davanti a McLaren di poco, la Ferrari segue, noi siamo ancora a zero, ci ha risuperato la Kick Sauber perché nella sprint abbiamo fatto delle buone posizioni, la nostra posizione migliore è stata 16esima in questi primi 5 round, se non ricordo male 16esima migliore posizione per la VR. Però Bottas fa sempre meglio di noi e quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Tredicesima. Nella sprint tredicesimo ho fatto. Bene, bene, tredicesima, ricordiamoci. Mentre sulla piloti ci sono parecchi piloti ancora a zero, anche perché la maggior parte delle volte le scuderie che vanno a punti, se non ci sono incidenti, sono Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, e se c'è qualche incidente si infila Toro Rosso, Visa Cash App. Dopodiché, se ci sono tanti incidenti, occhio, perché dobbiamo infilarci noi a punti e non le altre, perché sennò, visto che il consiglio ci chiede di arrivare noni nella classifica costruttori, bisogna stare davanti a due scuderie. E in questo momento, secondo me, è fattibile stare davanti a Williams e Kick Sauber, perché l'Alpine, secondo me, ha i fondi durante la stagione per migliorare, e quindi speriamo che almeno queste due non fanno punti, o comunque a fine campionato riusciamo ad avere un punticino in più di loro nella classifica costruttori. Ciao ragazzi, eccomi qua. Ciao Diegone, ciao Pierre, è da molto tempo che non entro in chat. Eri interessato ad altri stream. Adesso, andiamoci a segnare, come sempre, tutte le info per questo GP, che non mi sono segnato, quindi lo farò adesso. Come sempre vi condivido la schermata. Fan dei galletti. Allora, Miami. No, non qui, qui. Ok, rinominiamo Miami. Ok. Copiamo un attimo questo, ok, incolliamo, strategie Miami, che cazzo ci metto qui, una stella per ricordare che è Miami, vediamo, stella, mettiamo questo, vabbè, Miami, quanti giri sono? 56, no, 57, allora 57 più sprint, ok, vediamo il consumo delle gomme, allora 21-17, bandiera verde con box, safety car, virtual safety car 17, 21-17, 21 17 e andiamo a vedere il consumo delle gomme, 23-40 soft, 23-40 soft, ok, 32-56, 32-56 e 44-78.
Continuo a pensare che senza strutture mi dica cazzate. Ok, fatto. Ritorniamo in game. A Dragon Ball. Grazie, Diegone. Grazie per la donazione. Soltanto sushi. Grande. Ah, Diego, nelle prossime live di FM sarà più presente, ragazzi. Quindi poi vi dirò settimana prossima quando porteremo FM. Però visto che c'è Diegone, nella prossima settimana cerchiamo di fare 3 giorni di Formula 1 Manager e 3 giorni di FM. Poi, quando inizierà il campionato di Serie A e vedremo le partite, vedremo un pochettino come alternare bene senza dare troppo distacco a una serie o all'altra, perché stavo pensando di appunto seguire le partite della Juve e anche qualche partita di qualche altra squadra, però cercare un modo appunto per non mettere solo il risultato e guardarmi la partita, ma trovare un modo per mettere i vostri messaggi. Devo capire e parlare un pochettino con lo staff di Twitch se riesco a mettere, che ne so, una radio dove parla della Juventus, della partita della Juve, in modo che non prendo copyright. Vediamo un pochettino, vediamo se riesco a trovare un modo per chi non vede la partita riuscire a sentire sì me, ma anche la telecronaca. Sarebbe figo. Devo trovare un modo, però. È top, Ale. Manfri, se mi segui sui social, sapresti tutto. Visto che non mi segui, non ti rispondo, grazie. Perché non sono qui a... Questo è amore. Grazie, la Madonna, Luca, tutto... È la Madonna, Lu. E basta, cioè, fermati. Troppo. Tieniteli da parte, così mese prossimo, se hai qualcosina ancora da donare... Lo fai il mese prossimo, grazie di cuore. Grazie. Manfri, purtroppo ogni giorno in live mi viene una persona a chiedermi se non porto Formula 1 Manager, quando porto Formula 1 Manager. Se porto Formula 1 Manager vengono a chiedere di Formula 1 24, quello che è, quel gioco di merda che solo voi potete sperare di vedere. Ne ho già parlato, se mi segui lo sai. Se no, non rispondo più a queste cose perché davvero ogni volta in live non posso stare a ripetere le stesse cose. Adesso. Da ora in poi chi chiede Formula 1 Manager mentre porta un altro contenuto, uno, non è rispettoso per chi porta un altro contenuto. Cioè per me che porto un altro contenuto è un po' come se vai al ristorante e chiedi, che ne so, uno ti porta una cosa gratuita... Ok? E tu gli dici, no, ma c'hai quello. Avete rotto il cazzo. Cercate di essere un pochettino rispettosi verso chi porta contenuti. Non seguite solo per un determinato contenuto, come sta succedendo adesso. Porto Football Manager, non sono in culo a nessuno. Porto questo e ci sono tanti. Non voglio persone che mi seguono per il contenuto che faccio. Quindi se siete qui per il contenuto che faccio, potete girare i tacchi e andarvene. Perché non mi interessa avere persone che vengono a convenienza, come quello che ha detto non vengo da tanto tempo. Grazie, sei tornato adesso perché sei interessato al contenuto, non a me. Non mi interessa, non me lo scrivere proprio, non me ne frega niente. Non me ne frega, guarda, se devi guardare stai zitto, fai più bella figura. Perché non apprezzo le persone che vengono qui solo per il contenuto, ma dovrebbero venire qui per affezionarsi a me, ok? Quindi basta, non ne parlerò più di questa cosa. Ignorerò quei messaggi lì o al massimo li traumatterò o non li farò cancellare dallo staff, dai moderatori, perché non sono fatto qui il vostro cameriere. Sono qui per portare cose, per divertirmi con le persone che ci tengono a me, fine. Sospensioni. Cos'è? Ah sì, avevamo un prodotto. Ok, aspetta però. Adesso l'allettone posteriore lo possiamo fare, il nuovo. Quanto? 3 giorni. Il GP è tra 5. L'allettone posteriore lo possiamo usare! 1 su Schumacher. Questo è amore! È la Madonna! Questo è davvero amore! Grazie, Dizzy. Ne abbiamo uno per Miami, raga. Scusate se sono un po' aggressivo con alcune persone, però mi sono sentito abbandonato perché ho fatto delle decisioni. E quando vedo che le stesse persone, non le nuove, io ringrazio tutti quelli che ci sono durante la live, ok? Però apprezzo di più le persone nuove che mi stanno scoprendo adesso, questo che non... Questo è davvero! Diciamo un termine non offensivo.
cerchiamo di trovare un termine non offensivo. Ho cullato per anni persone che non si sono affezionate a me e appena c'è stato nel corso degli anni un cambio di piattaforma, un cambio di format, un gioco diverso, non ci venivano più in live, perché venivano solo per quella cosa. Quindi vuol dire che io in questi anni non ho dato nulla a quelle persone, ok? Non si sono affezionate a me, ma si sono affezionate a quello che portavo e come lo portavo. Che da una parte ringrazio, ma dall'altra vuol dire che non sono entrato... non ho fatto capire la mia mentalità anche per colpa mia. Apprezzo più le persone nuove che sono iscritte al canale che non quelle che ritornano e dicono: Pier, sono ritornato da quanto tempo? Vai a fanculo, ritorna dove stavi, ok? Non ti voglio vedere, perché come sei ritornato adesso te ne riandrai. Appena porterò un altro contenuto o che ne so, non ti piacerà qualcosa, vai a seguire lo streamer che vai a supportare, perché da me non sei mai venuto a supportare probabilmente. Scusate l'aggressività, ma i piccoli sassolini dalla scarpa me li sto togliendo adesso, ok? Perché è successo quello che avevo detto. Appena porterò ciò che vorranno, ritorneranno. Andatevene a fare in culo, ok? Non siete apprezzati. Non vi. Se volete seguire, non scrivete perché mi state sui coglioni, ok? Io sono una persona, guardate, vi dico la verità in questo momento. Non vi lecco il culo per farvi rimanere. Vi sto dicendo la verità, ok? Se volete essere leccati il culo, c'è il 99% dei canali su Twitch che ve lo faranno per cercare di spillarvi una sub. Perché tanto io in questi mesi ho campato uguale con le persone che ci tengono a me come persona. Fine. Allora. Ok. Quindi tra... come 6 giorni? Ah no, aspetta, 3 giorni qui. Ok, abbiamo l'allettone posteriore. Scopriamo se diventeremo competitivi. Non ne parlerò più di quella cosa, vi chiedo scusa, ma lo dovevo dire. Il sassolino dalle scarpe me lo dovevo togliere. Il periodo ATR inizia oggi, ma non ho soldi, quindi aspetto. Però se aspetto sono cazzi. Quanto costa fare una ricerca? Grazie ancora per chi sta regalando le sub. Grazie per essersi iscritto a Tortellini... a Allazzano. Sappiamo a chi regala la sub. Che cazzo faccio? Non ho soldi, non lo posso fare. Però se io poi perdo tempo, se perdo tempo poi non riesco a fare 2 sviluppi, perché poi finisce il periodo da TR. Caputtana, vabbè. Non ho soldi, non lo posso fare. Scusate, oggi... voi pensate che mi sto arrabbiando, ma in realtà sto godendo. Da una parte potrebbe essere dire: cretino, sta zitto, se no perdi il numero di spettatori. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega niente. Ho scoperto in questi mesi che non ho bisogno di avere tanti spettatori. Cioè, l'ho sempre detto, però... però davvero mi... guarda, davvero, che cosa faccio? Mi metto lì a leccare il culo alle persone che vengono qui solo per quello che po- solo per quel contenuto che porto. Poi porto Football Manager, non ci viene il 50% delle persone che saranno in questo momento. Io devo cullare quelle persone, quelle 50-70 persone che mi seguono sia per Formula 1 Manager che Football Manager. Perché vengono per me, non vengono per il contenuto. Quelle che mi hanno campato in questi mesi, nonostante ho avuto il coraggio di cambiare format invece di fare finta. Wow, bellissimo Formula 1 24! Gioco di merda. Giocatelo, giocate. E l'anno prossimo sarà ancora più di merda, visto che lo supportate e l'acquistate quel gioco di merda. Fatto da sviluppatori del cazzo lì che vi vogliono spillare solo i soldi. Rilascio pneumatici. Grazie, Luchetto. Ma... ah sì, questo è il ragazzo che prima di andare su Twitch mi ha fottuto il mio nome originale. Sì sì, lo so da tanto tempo, l'ho segnalato pure a Twitch, ma Twitch dorme. Twitch dorme purtroppo. Perché volevo mettere Pier Dark Knight 91 anche per le live. Poi è diventato Pier Dark Live perché c'è stato un ragazzo che seguendomi si è aperto il profilo chiamandosi Pier Dark Knight 91 e non lo potevo mettere.
Vabbè, lo so, bimbo di bullone, non c'è bisogno, lo so che ci sei sempre, anche quando porto, porto altro. L'importante è che io lo so io chi sono le persone. Ecco Camillo, attenzione, ritorno di Camillo, livello 1, regalato a Coccio. Coccio. Grazie ragazzi. Grazie. Allora, è arrivato il pezzo? Credo di sì. Allora, l'auto 2 Mick Schumacher, alettone posteriore, dimmi che sei arrivato. È arrivato. E adesso scopriamo. Ragazzi, saremo forti? Saremo migliorati? Maledetto Diego. Allora, attenzione perché hanno aggiornato anche le altre scuderie. Ma come potete vedere, questa è l'auto 1. Aspetta che tolgo un attimo la webcam. Guardate, è peggiorata su massima velocità. Questa è l'auto 1 senza sviluppo. Occhio. Ma siamo migliorati su media e alta velocità. Quindi lo sviluppo loro è concentrato su qualcosa che è andato a peggiorare su altri campi. Ma vediamo la 2. Ragazzi, faccio una cosa. Io metto auto 2 e guardo solo la chat, non guardo... Con delle emoticon, voi mi dovete far capire se è migliorata la vettura, ok? Ok? Premo, eh? Vai, sto leggendo la chat. Fatemi capire. Una cafonata. Come una cafonata? No! Fa cagare. Ma co... Ma dai! Ma dai ragazzi, non è vero, è migliorata su alta velocità, media velocità, 19esimi, 17esimi, siamo rimasti su velocità massima, quindi loro hanno aggiornato ma noi ci siamo tenuti la 17esima. Facciamo cacare su efficacia DRS ancora, però siamo migliorati su risparmio pneumatici, no, siamo peggiorati su risparmio pneumatici, raffreddamento motore è peggiorata, ah... Così è così, ragazzi. Purtroppo sono le strutture che non ti fanno fare sto grande salto in avanti. Però dobbiamo capire se adesso riusciamo a rimanere attaccati almeno alla kick Sauber. E sì, devi scegliere 3-4 punti in questa stagione. Non è che poi pensa di migliorare su tutto, perché se, non, se vuoi migliorare su tutto, non, provi a migliorare su tutto e non migliori su nulla. Il problema è che Giovinazzi sta peggiorando in una maniera incredibile. Mick oggi deve farci... Allora, lui 21esimo. Mick lo metto 20esimo. O proviamo a fare 18esimo? No, non ci arriviamo 18esimi se non sbattono. Però potremmo provare, ci servono i soldi. E se sbaglio non prendo soldi. Quello è il problema. Tempo al tempo, Giovinazzi, un po' come Motta out adesso, non è più Allegri. Oh, ma che è? Mi vuoi far cacca in mano, Luca, oggi? Sì, mezzo, dai. Andiamo tranquilli, almeno siamo sicuri che ci portiamo a casa un 700-800.000. Dai, iniziamo. La cam, scusate, la metto di nuovo. Eccomi. Scusate, per farvi vedere i dati. Ok. Bene, visto che ci sarà la sprint, dobbiamo azzeccare subito l'assetto. Il problema qua è trovare l'assetto. Allora, i pezzi, quelli vecchi, vabbè, quelli vecchi. Ho il presentimento che oggi da qualche parte andremo ad azzoppare. Non so perché, ma sento che oggi andiamo ad azzoppare da qualche parte. Azzoppare in Foggiano e andremo a sbattere. Sti cazzi. Ande scemo. Speriamo di non farlo, perché nell'ultimo GP ci sono stati due lunghi e una sbinnata. Allora, l'assetto. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Che cazzo è? Siamo impazziti oggi. Diego e Luca. E l'altro Luca ancora. Che cazzo è?
Mo che è un Pier Dark Luca il canale, ve lo dico. Pier Dark Luca One Up lo chiamo. Allora, vediamo l'assetto. Pier Dark Luca One Up. Allora. Mi sto già preparando domani, da domani che quando vincerà dall'undicesima posizione. Se non piove non sarà così semplice. 12 tonnellate sono, è presente il pancali di cemento che vedi dai fornitori? 12 tonnellate sono, è presente, no. Pancali, no. Okay, cemento, è tornato a trollare Luca. In fila, sono 12 tonnellate. No! Sono, è presente il pancali, 12 cemento. Scorso GP è stato Cina. Sì, Cina. Una cosa barbale, conto, 12 tonnellate sono, è presente il pancali, di cemento. No, pure Diego si è messo insieme. 12 tonnellate sono. Ma avete fatto già prendere l'obiettivo. Allora, dicevo, visto che abbiamo solo una cazzo di prova libera, giusto? Sì. Qua ho bisogno di consigli. Miami, i rettilinei dove cazzo vanno? Sarà così? La trazione... Madonna, lo sai che non mi ricordo nulla. Non mi ricordo niente. C'è la pioggia in gara, L'obiettivo neanche startava. Ragazzi, ciao a tutti, chiudiamo la live. Signori! Ma guarda Luca oggi! Verso destra, ma non tutto. Okay, fai conto, 12 paletti di sacchi di cemento. Davvero? Un ponte di una nave. Sono una cosa barbarica. E sti cazzi. Ma che vi siete messi d'accordo oggi? Ma che? Che è sto trolling? Luca dice verso destra, rettiline. Perché io non mi... Noni. Che cazzo è? Non mi ricordavo neanche ci fosse sto sticker. Verso destra. Dio can, Pier. Suga! Obiettivo raggiunto, Suga! Divertiamoci. Suga! Non fidarti di me. Dai, di zii. Fai di testa tu. Non lo so, non so proprio che pensare di questo GP trazione. A destra, rettilinei a destra. Ma tanto. Vuoi fare la guerra? Mannaggia Luca, oh, ma che cazzo è? Non è Football Manager, Diego. Io sto ancora a pensare come prendere a che. Stai zitto. Che ieri ho fatto le 4 di notte per vedere un pochettino come cazzo prendere un attaccante decente. Zitto. Poi vedrai. Che bordello ho fatto ieri notte per cercare... Mi sono messo nella vasca col portatile. Ho fatto la condivisione sul portatile da PC con il programma di Steam, no? Mi sono messo là tutta la notte a ricercare attaccanti. Non ce la faccio più, sto impazzendo. Mal di testa. Che poi si tratta di rammaricarci. Sì. Troppi manager, ci stiamo confondendo. Perché quasi... Quei matti dei dirigenti mi hanno venduto i giocatori. Io ho fatto un bordello di acquisti, perché quei matti dirigenti mi hanno venduto i giocatori. Sì, vabbè, ma pur tu, mannaggia chi te vi. Allora, facciamo destra, mi avete detto destra, facciamo destra. Sovrasterzo. Niente, oggi trollano in una maniera incredibile. Dai, se non ci spicciamo più abbiamo... Io oggi vorrei chiudere prima, non ce la faccio più. Sono proprio stanco, so che abbiamo pure la sprint oggi. Sterzata. Stabilità frenata, destra o sinistra. Secondo voi così può andare? Facciamo l'altro anche. Trazione, metto qui. Mannaggia Christian.
Oh, no mia, cos'è oggi? Ciao ragazzi, eccomi qua. No, uso tutte le dure, perché qua abbiamo... Uso la dura. Chi è che è venuto? Ma vedi a quello che trolla. Napoletano maledetto lì. Vai, scendiamo in pista. Quello che succede, succede. Ashai. And I was a Saturday can crollo I. Che cazzo è? Charles Leclerc. Cos'è? Charles Leclerc. Che cazzo ha scritto? Non me lo fa leggere. Che cazzo ha scritto? Non me lo fa leggere. Ma aveva scritto solo Charles Leclerc. E ha fatto tutto quel bordello. Guarda la foto che ho mandato su Telegram. Ti prego, sto morendo. Vediamo. Oh, yes. Scemo. Ah, Gesù. Ma ah, è bella, eh. Madonna, quanto è bella, signori. Madonna, se è bella sta VR, signori. Madonna, ragazzi, una macchina più bella di questa sarà difficile da fare nelle prossime annate se non escono qualche mod particolare. Io credo che se non ne faccio una più bella di... Allora, vi dico che probabilmente la stessa livrea in Italia potrebbe avere i colori italiani, ok? Facciamo la livrea speciale per l'Italia e la faremo il dragone probabilmente rosso, lo sfondo bianco e il muso verde... Probabilmente sarà così in Italia. Stessi sponsor, tutto uguale. Solo che cambia colore in base a dove ci troviamo. Quindi in Italia a Monza, probabilmente. Lo facciamo a Monza, sì, così. Il muro. No, 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 non prendono il muro. Non tirare i piedi, maledetto. Vediamola in tutta la sua bellezza. Bello. Verstappen, Nanden and Tide now. No, c'è. Noi vogliamo che det en din den holiday kenden nen en. Ma che cazzo? Un saluto a Pierluigi Annecino. Annecino! Oh, oh, oh! Calma, chi te mu? Aspetta, aspetta. Fa passare quello. Sono cagato in... Bello Monster sull'allettone, ragazzi, è troppo bella sta vettura. Madonna, se l'ho fatta bene, signori. Pacca sulla spalla, signori. Dove lo trovate uno streamer che fa delle vetture così belle, signori? Dove lo trovate? Madonna, se è bella, madonna mia. Niente cioccolato per l'handicappato. Mi fai eiaculare sta macchina. Grazie, Diegone. Con l'accento inglese. Gli altri come stanno girando? Con le soft. Alcuni con le... Col capo. Palla... palla... Pacca sulla spalla e let's go. Ciao Pierone, come va? Scusa il ritardo. Ma che scusa, Mirko? Grazie per essere qui. Tutto bene, sono solo un po' stanco. Fine settimana ho fatto un bordello di cose. Dormito pochissimo, infatti... No, non faccio un secondo GP oggi. Chiudo la live oggi alla fine della sprint e della gara. Cioè, una volta finita la gara... Chiudo la gara, ci vediamo lunedì, poi ho bisogno di riposare, mi sono fatto un giorno di vacanze, ragazzi, non lo posso neanche fare le vacanze, quello è il bel, anche se mi prendessi 3-4 giorni non me le posso neanche fare le vacanze, quindi mi godo domani, mi prendo domani è il mio giorno di vacanze. Mick Schumacher va forte, Mick Schumacher va già meglio, l'aggiornamento funziona, siamo davanti Stroll, Tsunoda e vabbè, il pilota affiliato. Forse funziona. Sapete che forse funziona? Grazie ancora per il supporto, raga. Grazie, Diegone. Due decimi. Che non sono tantissimi. Ma attenzione, perché se qua a Miami nella sprint sbattono, forse il punticino ce lo possiamo portare?
Dovrebbero sbattere 4-5, però. Cazzo, assetto scarso. No, non è così. Questo ce l'ha fatta? No, niente copy-copy. In one mom, sta zì. Torna. Ok. Vediamo. Vediamo com'è sta assetto. Ancora 35 minuti. Calma e tranquilli e coccolosi. Fammi vedere Schumacher prima. Non è a destra. Schumacher e Kitevi. Schumacher e Kitevi. Caputtana, lo sapevo che non era a destra. Mo è a sinistra. Un perfetto l'abbiamo preso. Lì è un bene. Provo così. Vabbè, poi si può sistemare, è vero, mi sono dimenticato di sta cosa. Dopo la sprint si può sistemare l'assetto, quindi sti cazzi. Però io mi ricordavo che era verso sinistra sto GP. Lì è bene. Trazione. Faccio così. Mannaggia la Madonna, ragazzi, oggi cosa avete? Ma siete malati? Maledetti. Luca, maledetto. Maledetto pezzo di merda. Ma tu vedi un po' se oggi mi deve far morire di infarto in live. Non sono più abituato a sti jumpscare, maledetto. Catroia, che volo mi ha fatto fa. È fangoso. Madonna mia, il cuore. Dimmi che Tsunoda sta utilizzando le medie, qualcosa. No. Niente, sono migliorati, continuiamo a essere lenti. Vabbè, non stiamo spingendo al massimo, però. Dai, muoviamoci, Christian. Mettiamo dietro Giovinazzi. Vai. Muovetevi, ragazzi, più veloci della luce. Infarto in arrivo, quasi, quasi. Ero concentratissimo, sì, perché se stava il silenzio e più la concentrazione, parte il jumpscare. Io già sono un cacasotto di mio. Vi voglio bene, grazie, perché poi alla fine per divertirvi mi state supportando, eh. E siete sempre voi. Giovinazzi, vabbè, il pilota affiliato, quello della Williams. La kick sta andando forte, eh. Però c'ha le gomme più morbide, sì. Speriamo di riuscire a prenderlo adesso. Quanti giri abbiamo fatto noi a differenza loro? 23, siamo quelli che hanno girato di più sempre. Però quest'anno girano tanto, eh. Lo scorso anno stavano tipo, che ne so, Verstappen a 7. Ah, è vero, aspetta, ma Red Bull sta con i due affiliati. Ma che cazzo, sta cosa è da cambiare. Quando ci sono le sprint non possono fare così. Non credo che gli affiliati gli diano la conoscenza del circuito al pilota principale o al secondario. Ottima. Torna subito. Andiamo quell'altro. Vai Shumi, per favore. Aspetta, facciamo prima a lui, vediamo se riusciamo in tempo. Ok, a sinistra allora. E a sinistra trazione. Quindi vuol dire che questo va qui. Questo va qui. Le rettilinee. Esce fuori quello. Porca. Allora, se faccio così. No, ma è a sinistra questo. Non lo trovo. Non può essere. Sono stanco,
Non credo sia a destra stabilità frenata, sapete? Sono stanco, ca. Eh? Sì? Ah, è tosta con Giovi. Non riesco a infilarli dentro. Dissero così freddi. E l'unica cosa è sperare che rettilini era. No, ma questo no. Sono nel vicolo, Maybach quando scivolo. Senti queste gomme come strillano. Ha fatto jumpscare, maledetto. Grazie, raga. Provo così. Stiamo cercando di capire, no? Sì, perché sì, c'è sì. Qualcosa che ci sta sfuggendo. Qualcosa ci sta sfuggendo, con Giovinazzi sicuramente. Buona. Ai 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 ai, Mick. Entra. Dai, entra, fammi vedere, fammi sistemare. Man, Mick, ti muovi? Non ce la faccio in tempo. Catroia. L'essere perfetto. Perché l'essere perfetto? Madò, questo fa cagare. Allora. Sappiamo che il sovrasterzo è lì. Ok. Se io provo così. Ma non ce la faccio in tempo. Forse riesce a uscire solo Giovinazzi. Esci subito, Giovi. Sciumi, ce la fai? Almeno un minuto. Almeno che mi dia un micro feedback, ma non ce la faccio. Dai, 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 dai. Vediamo se mi danno un feedback minimo per le qualifiche. Raga, un attimo di silenzio. Come un attimo di silenzio? No, Luca, state fe. Ancora fa parte un altro jumpscare. Fate casino. Vediamo. Conoscenza componenti 84, Schumacher. Allora, ti prego, dimmi che. Ancora, mo' di zio. Sono malati siete. Fate cacare in mano pure le persone che guardano le live. Oh Gesù. Glande. Allora, abbiamo capito che questo potrebbe essere su per giù così? Vatta la pesca. Dobbiamo andare così. E poi prima della qualifica per la gara la fiducia è bassa. Cambiamo i componenti. E speriamo di aver azzeccato qualcosa con Mick. Che è quella cosa lì che è uscita? Vinci punti canale. In caso di... c'è i pronostici. Madò, ragazzi, si vede che sono stanco, perché non mi ricordavo neanche più che c'erano i pronostici. Dai, VR, oggi devi farci sognare. L'ultimo giorno della settimana dobbiamo chiudere in bellezza. Ma proprio bellezza, bellezza. Quindi, proviamoci. Mo usciamo da alcuno, vabbè. Vai. Mo si inizia con le medie, per forza, giusto? Sì. Subito scia, mi serve, devo mettere Schumacher dietro qualcuno. Aspettiamo che esca qualcuno. Occhio che questo GP c'è davvero tanto impeding. Mi basta una kick. No, una kick no.
una Williams, una Haas, un Alpine che esce. Però non posso aspettare neanche tanto, una Haas. Mi ha fatto scurtata via Giovinazzi, maledetti. Chi è? Ah! Ah! Le orecchie. Ah, sono sordo. Ah! Catroia, uno dietro l'altro. Ma siete malati, oh, che cazzo è? Ma vacci di orecchie, mannaggia, che non sento più nulla. Bab bab, ok. No, lo sento, però sento battato, chi te stravi? Sto sudando. Portacci vostra, eh. Chi sono i malati? Diego e Luca, nadato Luca. Mannaggia, chi te è vivo, Luca, oh? Non diventi ancora povero a supportarmi? Fischia. Perché dovrei fischiare? No, io abbasso. Però non sento un cazzo, sabba. Madonna, se è bella sta vettura col coso della Monster qui. Aspetta che devo accelerare, perché se no non riesco. Giovinazzi, se l'è perso? Ovviamente. Devo stare più vicino a quella vettura, perché qua serve tanta scia. Esce una vettura davanti al cazzo. Adesso. Che cazzo fai, Pier? Vediamo se lo passa. Ha già accelerato quel pezzo di merda. No, siete rammaricati. Che poi si tratta di rammaricarci. Sì. Aspetta, Giovinazzi. Ha già accelerato, Giovinazzi. Niente, non ho preso la scia. Si è rammaricato il cazzo, sembra rammaricato. Il problema è che qua in uscita dell'ultima curva siamo lenti. Qua, ha preso un secondo e mezzo nell'ultima curva. Non ho scie. Però attenzione, perché ci sono tante vetture che stanno uscendo davanti al cactus. Sì, mi sa che se le trova Giovinazzi. Shumi non se le trova? Non sembra. Vediamo i vari settori. Ma vattene a fanculo! Perché? Qua ci sarà davvero tanto impeding, sapete? Doppio jumpscare, guarda DZ, guarda Luca. Malati. Mick Schumacher non è fucsia su Tsunoda. Questo si trova una vettura davanti? Si sposta bene. Ma siamo lenti. Mi sa che siamo lenti. Quanto ha fatto? 34 e 3? 34 e 8? Giovinazzi? 21 e 3? 21 e 4? Nel primo settore Giovinazzi perde tanto. Nel secondo guadagna un decimo su Schumacher. Qua perdiamo un'infinità, secondo me. Vediamo che giro facciamo. Vediamo quanto facciamo cagare. Aspetta che mo vediamo il distacco. Siamo dietro a tutti? 31. Più veloce Giovinazzi di Mick Schumacher. Quei pezzi vecchi. Quindi vuol dire che l'assetto non l'ho proprio azzeccato a Schumacher, mi sa, sapete? Mi sa che l'assetto non gliel'ho trovato, farà cagare, sarà un 70 e qualcosa per andare così lento Schumacher. Poi è stato bloccato e non me ne sono accorto. Per il momento è dentro, c'è stato tanto impeding. Per il momento è dentro Giovinazzi, colpo di scena. Ho bisogno della scia. Ho bisogno della scia. Un attimo. No,
esci. Grazie ancora, Luca. Va, fermati. Non ti sfondare economicamente. I Luca oggi vogliono diventare poveri. Parricchi a me. Visto che abbiamo raggiunto l'obiettivo, lo togliamo così almeno vedete senza il fastidio di sta cosa dell'obiettivo. Lo tolgo. E mo... o prendo la scia o prendo la scia, raga. Devo azzeccare il momento di per accelerare. Ma tanto ci sono tante vetture davanti, quindi anche se ne passo una, sti cazzi. Mo le passa tutte e tre, sta a vedere. Ci proviamo? Warm tires and brakes. Sì, bellissimo. Vediamo Giovinazzi. Accelera, Giovi. Bellissimo, l'ho preso. Solo che bisogna vedere l'accelerazione adesso. Non ce la fa Giovinazzi. Qua, qua perdiamo tanto. Guarda, guarda quanto perdo. No, perdo troppo lì. Però la piglio ancora la scia. Vediamo se riusciamo a... Madò, se passo il Q2 con tutte e due le macchine sarebbe davvero qualcosa. No, 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 levati dal cazzo. Ho perso tempo. Un po' ho perso tempo. Ti prego, dimmi che ce la faccio. Ci sarà ancora impeding, no? Giovinazzi? Non ha nessuno. Non si migliorerà, Giovinazzi. Qui se riesco a prendere... ma in accelerazione vedi quanto perdo. Levati, levati, levati. Avrà perso un po' di tempo quello. Si è migliorato Mick, primo settore. Quel Mick, quella micro scia che ho avuto. Ma vedi la Williams quanta scia sta pigliando. No, è la Visa Cash App. Giovinazzi non si sta migliorando. Sta perdendo tempo? Dimmi che lo prendo. Mannaggia la scia di merda. Quello sta proprio incollato. Si è migliorato ancora Mick. Invece Giovinazzi non ce la fa. Giovinazzi non ce la fa. Sta perdendo tempo. Bandiera gialla, non mi riesco a colpire di qui. No? Non è Giovinazzi, non è Giovinazzi. Magnussen. Verstappen stanno salendo. Ma da... Dio, Dio. Comunque è diventata leggermente più competitiva la vettura. È vero che ci sono stati molti piloti che non hanno corso, cioè non hanno girato. Ma esco, perché c'è Perez, c'è ancora Piastri. Però, lato positivo, per il momento siamo davanti alla Kick e davanti a un Alpine. Vediamo che fa. Gasly è dietro! Bottas lo inizia adesso il giro. Si sta migliorando Perez e Piastri, sperando che trovano traffico. Non lo trovano. Gasly... Gasly ha finito ed è dietro, abbiamo detto. Wang Yu Zhou? Si sta migliorando. A uscire usciamo, però... non si è migliorato nel secondo settore Wang Yu Zhou? Gasly mi fa uscire. No, mica Gasly mi fa uscire. Perez e Piastri mi fanno uscire. Gasly ha finito. Eccolo, Piastri fuori Mick. Comunque se... mo vediamo se è l'assetto. Però Mick Schumacher sembra più lento di Giovinazzi. Se Wang Yu Zhou rimane dietro, tanta roba. E si sta migliorando Bottas. Wang Yu Zhou dietro. Bottas mi passerà. Prende la scia pure. Quanta scia piglia. Mi passa. Facciamo 18 e 19 No, 19 e 20 perché Alonso mi passa.
Bottas mi passa easy. Ah, sì. E Alonso mi passa. 19 e 20. 19 e 20. Davanti a un Alpine, davanti a una Kick. Non mi sembra essere migliorata sta vettura. Vediamo un attimo l'assetto di... Voglio capire l'assetto di Mick. Questo weekend avrà un... ecco perché. Ma che cazzo. Ma dai, ho sbagliato tutto. Non ci voleva. Non ci voleva, ragazzi. Perché mo solo dopo questa sprint è da usare la M. Per forza, la soft arrivi pelo pelo. Di M ne abbiamo tre. Di hard ne abbiamo una. Una ce la daranno in gara, però. Ah, lascio questa. 97, Giovinazzi. Stavolta meglio Giovinazzi. Ok, è un pelo a destra qui. E quando spostiamo questa a destra, capiamo se se ne va a sinistra o a destra. Stabilità frenata, capiamo qual è l'assetto migliore. Quindi M per la sprint. Ok, l'ho già messo. Sì, 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 lo so, Francesco. Pier, scarica questa mod. Cosa, Manfred? Cosa devo scaricare? Pier, ti devi scaricare la mod che ti fa vedere tutti i settori di tutti i piloti. C'è la mod? Fa vedere tutti i settori di tutti i piloti. Prossima live la metto. Però vedo prima se è una cosa che è bella da vedere. Quindi Mick brucia l'occasione con l'allettone posteriore nuovo. Ma perché mi cambia? Molti partiranno con le soft, ma perché loro consumano di meno. Però se non ricordo male, qui la gomma più dura era migliore. Aspetta, però potrebbe esserci la pioggia. Potrebbe esserci la pioggia in gara, quindi tutte quelle soft che me ne faccio. Sapete che faccio con Mick, visto che parte tra gli ultimi? Ci provo con Mick con la soft? No, ma secondo me no, non ha senso. Proviamo con la M. Fatto il pronostico. Vado di M, sì. Vai. Vai. Speriamo bene. Qualche incidentino, qualcosa che... È il momento della sprint. Mettiamo pausa. Allora. Non me frega di quelli davanti, voglio vedere un attimo come partono. Non sbattete. Madonna, Mick Schumacher mo passa già Giovinazzi, incredibile. Cazzo faccio? Datemi la... Ci rallenterà Mick? Giovinazzi? Non credo. Non te li perdere. Sul dritto dovremmo essere abbastanza potenti da avvicinarci, infatti. La tiri la staccata? No. Sapete che...
Loro come sono partiti? Tranne Verstappen e Piastri, tutti con le medie. Ok, allora era così. Ho paura che Schumacher stia dietro, ma solo perché è bloccato. Però se rimane sta folla di vetture, ma tu va Giovinazzi, va. Ma che ca... Oddio. Oh! Quasi. Ci sei, Giovinazzi, ci sei. Ti ho fatto perdere un bordello di tempo. Ma non riesce a passare. Schumi è qui. È attaccato Schumi. Si è perso Magnussen. Ha perso il DRS Magnussen. Non male in questo momento, eh. Non male in questo momento la vettura. Dai Giovi, muoviti. Temperature troppo alte. DRS l'ha preso. Stacca un attimo. Devo staccare un po'. È vero, mi sono dimenticato che io stavo utilizzando tanto la gomma. Guarda in accelerazione quanto facciamo cacare. Pier prova a spingere aggressivo, ma con consumo carburante al minimo. Voglio vedere loro che gomme ha, come ce le hanno. Uguali. Che cazzo ci fa Sainz quindicesimo? Mi sono perso qualcosa? Ho sbattuto qualcuno? Perché mi sono perso Sainz quindicesimo? Dai, 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 dai. Sto cacando il cazzo all'ass, già una cosa positiva. Non riesce a passarlo però, perde tempo. Schumacher riesce a tenere il passo di Giovinazzi con l'assetto completamente sbagliato. Il che non è male. Se stacco l'ERS, secondo me li perdo in due secondi. Era uscito qualificato P16, era uscito in Q1, madò. Attenzione a Schumacher che passa Giovinazzi. Madò. Schumacher più veloce di Giovinazzi nonostante l'assetto. In gara si addormenta questo. E mo li perdo però. Incidente. Incidente, safety car. Ocon e Sergeant si sono distrutti. Piero, una domanda, ma qual era la maglietta arancione che mi dicessi su una... L'ho già venduta, l'ho fatta vedere. Vai su TikTok. Vai su TikTok. E trovi tutte le magliette che ho fatto vedere nel corso dei mesi. Dovrebbe stare lì. La maglietta arancione del Napoli. Box soft. Dobbiamo fare ancora una gara. Non ha senso buttare via sta media. Sono ritirati.
Che botto. Sì, sì. Recuperiamo, recuperiamo. 17-18. Lo so, sarebbe buono mettere la soft, però vuol dire poi in gara avere meno gol. Ma c'è la pioggia, avete ragione. Però c'è la pioggia in gara, quindi potrei provare sta pazzia. Però poi perdo tempo su Gasly e Wang Yuzhou. Perché no? Datemi una motivazione, ragazzi. Perché non mettere le soft? No, che me ne frega a me di loro, se lo fanno loro vuol dire che io sto facendo la stessa cosa che fanno loro, io devo fare una cosa diversa per cercare di cambiare. Se in gara piove vuol dire che io non dovrò utilizzare così tante gomme, quindi una soft la posso usare. E adesso avrei un vantaggino su questo. Rischi di entrare e non riprendere il gruppo. Ma devono ancora prendere la safety car. No, lo prendo il gruppo. La safety car arriva qui. Io vado ai box. I box è 21 secondi. No, li prendo 21 secondi. Io ci provo. Tanto sempre 0 punti facciamo, no? Però se vogliamo fare il punticino per provare a... per provare a raggiungere quello che ci chiedono. È partita la safety. No, sono entrati tutti. Cazzo. Non me l'aspettavo che entra. Vado, quasi quasi rimango fuori con uno dei due. Se rimango fuori con Giovinazzi, devo entrare per forza. Io rimango fuori con Giovinazzi e faccio perdere tempo. Ormai pensi che entra dentro. Vediamo. Sì. Peccato. No, non me l'aspettavo. Ringrazio tutti gli elfi. Vabbè. Vediamo se ci sarà una grossa perdita di tempo. Perde tempo la Ferrari, McLaren, viva. Ehi, noi siamo gli ultimi, quindi li dobbiamo aspettare tutti. Sì. Sono davanti ad Alonso. Sotto avanti ad Alonso ed Albon. Giovinazzi 20 è spiegato pure così. Madò. Hanno messo le medie. Hanno messo le medie nuove. La maggior parte ha messo le medie. Hanno fatto bene o hanno fatto male? Fammi capire. Alonso behind. Beh, comunque non puoi spingere e nel finale comunque sarà migliore la media. Probabilmente non dobbiamo spingere all'inizio. Ma non è sbagliato mettere la media, ragazzi. Non è sbagliato. Wang Yuzhou davanti a me ed era più lento di me, quindi posso passare anche Wang Yuzhou e Gasly. Recuperiamo tanta benzina. Ok, alziamo tutto all'inizio. Giusto per far scaldare e poi... Sì, am capi, that's it. Vediamo. Alonso mi brucerà in 2 secondi, però. Facciamoli partire. Norris è primo. Dai, Mick. Oh, niente, storto e dritto, Mick deve stare sempre davanti a Giovinazzi, eh. Se avesse avuto l'assetto buono, secondo me.
Dai. Ma in accelerazione se parto qui. Neanche tanto bene. No, dovevi passare qui. Giovi? Stai, non le usurare. Stai, non le usurare. Già 96, che cazzo. Problemi per Wanyu Joe. Madonna, fa cagare sta macchina. Madonna, in tre! Lì davanti sono in tre! Dai, passalo. L'ha passato, l'ha passato. Meno uno. Ma tu lì, che cazzo sta succede? In front of you is Gasly. Giovinazzi c'è ancora. Perfetto. Bello. Bello, 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 bello. Sì. Corri, 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 corri. Madonna. Basta con sto Hers. Madonna, se mi fa cagare in mano. E via un altro. DRS attivato. Riesco a tenerle il passo di questi? Forse li perdo? Ma il problema è che non ci arrivo, ottavo. Se non c'è un altro incidente bello forte. Buonanotte, Giovinà. Usa se non li perdi. Li perdi per forza adesso, perché questa curva è lento. Dai, 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 sì, ok. Dai che andiamo a prendere questi due. Ma che cazzo è, Giovinazzi? Gomme? Sì, ma me le devi modificare bene ste strategie, perché se no non si capisce un cazzo. Così. Fai anche per lui così. Almeno capiamo a che livello stiamo di usura. Ed è buona. Shumi spingi. Giovi spingi. Tanto ce la facciamo ad arrivare. Schumacher è vicino. Ma senza Hers fatico ad avvicinarmi. Basta. Li perdo. Loro hanno già più gomma? No, teniamola sta gomma, vediamo che succede. Mo mi attaccherà Gasly, Alonso, eccetera eccetera. Però mi manca sto cazzo di Giovinazzi. Ok, l'abbiamo ripresi. A 110 gradi bisogna staccare. Ecco, appena ho perso il DRS, subito. ...109 gradi, 108, va bene. Incredibile, Giovinazzi. Dai. Ok, l'ha preso. 110 gradi, stacca. Stacca pure tu. Tanto ti passa. No, due no, eh. No, 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 no. Vabbè. Oh! Calma. Pazzi? 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 Fatti passare da tutti, madonna, che accelerazione dei coglioni che c'ha.
Calma. Madonna, il DRS non serve a un cazzo a sta macchina. Ha avuto uno sprint. Loro stanno spingendo con la media. Con la media puoi spingere, con la soft no, non così tanto. Era meglio mettere la media. O non c'entrare proprio. Attenzione che qua possono arrivare ancora incidenti, eh. È ambizioso e difficilissimo più che altro. Però che ha fatto Giovinazzi? È passato uno? Chi è che ha passato? È passato Wang Yu Zhou, che aveva problemi al motore, sì. Non per sua bravura. Occhio che arriva Albon a passare adesso. Norris passato da Verstappen. Non mi ha attaccato Albon. Non ce la fai. Forse sì. Vediamo se lo prendiamo. No. Niente DRS, mi passa Albon. Faccio 18 e 19. Niente di più, niente di meno. Almeno che succede qualcos'altro. Loro stanno spingendo perché consumo meno io di loro. Che io non sto spingendo, però posso arrivare fino alla fine adesso. Non mi fido. Ok, 109 gradi, posso spingere un pochetto. Mi passa la Williams. Cioè in pochi giri ho preso 18 secondi dal primo. È davvero tanto. Vediamo cosa fa Albon. ...35,4 Giovinazzi. Non male. Stacca. Stacca. Ma è lento Albon? Sta attento, non sbattere. E la fiducia si abbassa troppo. Tanto mo mi ripassa. Devo provare a mettermi in difesa, così si alza un po' la fiducia, può essere? Se riesce a difendersi. Proviamo. No, mi passa easy. Bisogna migliorare sull'accelerazione perché davvero è scandalosa. Lo ripassiamo e perdiamo tempo, però almeno qualcosa la vediamo. Vedi, adesso sto guadagnando su Gasly. 70 di gomma, sai che nel finale forse... Loro stanno spingendo tantissimo. Io l'unico modo per guadagnare è tenere la gomma migliore di loro, ma di tanto. Non posso spingere. So che posso arrivare fino alla fine spingendo, però a pari gomma spingendo uguale a loro non guadagno. Mi conviene tenerla la gomma. Quando le temperature sono alte devo abbassare. Hai dovuto aspettare i box anche. Speriamo che Hülkenberg esca dalla zona pu... No, Hülkenberg. Dai, Russell, cazzo, passalo. No, dovrebbe farcela però Russell, sai. Ma tu! Sainz ha sfrecciato. Colpisci. Beh, vabbè, ma l'hai evitato. Palesemente evitato per non sbattere. E perde tempo con...
Ma ripassato la Williams. Adesso io ripasso la Williams. Incredibile. Mick Schumacher così riesce a aumentare. La fiducia si abbassa. Perché? Stai lottando. Mi sono avvicinato a Bottas così. Ma invece di aumentare la fiducia, si abbassa. Ma che cazzo? Mentre Giovinazzi, che è 19esimo da solo, la fiducia ce l'ha media. Vabbè. Va là a capì. Va là a capì. Boh. No, no, il guasto di Perez è solo che sta avendo dei problemi, ma non è che si esplode. È giallo, quando diventa arancione o rosso poi esplode. Ma sta andando piano, eh. Non fa 300 km orari Perez. Fa 290, 91, 92. Fa 292, ma è possibile? Noi facciamo? Dove cazzo è il coso? Qua. Stiamo andando più veloci di Perez. 2,96. Sul dritto andiamo più veloci di Perez. Let's cool down the rears. Chiudi. Bravo. La fiducia non si alza. Dai. Mamma mia, Giovinazzi, le palle in mano proprio, eh. È come avere un solo pilota. Quando subisci un sorpasso scende tantissimo la fiducia. Quando invece sorpassi qualcuno sale di poco. La Madonna, lo so, ho visto Pecca. Leclerc pure. Quanto gira Mick? Minchia, gira in 35,9. Gasly in 36,2. Allora lo vado a prendere. Però c'è sto rompicoglioni che mi fa perdere tempo. Gomme tutto a posto? Nel finale spingo un bordello, tanto non mi cambia nulla. Occhio alla benza. Vediamo. Yeah, basta che non sbatti. Gomme 62. Loro hanno spinto davvero tanto. Giro in 36,1. No, mo so più lento. Niente, non c'è un cazzo da fa. Guarda quello, va. Va, con un sorpasso ti dà un secondo, ma che cazzo. Pinget. Mo senza benzina credo che... Vedete che è cambiato, 128 gradi, non è rosso Schumacher. Giovinazzi, 125 gradi, 24, è rosso. Quindi abbiamo migliorato le temperature del motore. Sono più sostenibili quelle di Schumacher con il nuovo allettone posteriore. Bene. Vuol dire che performa meglio la vettura adesso. Più a lungo, diciamo. Sì, rispetto a Bahrain, sì. Mo c'è da dire che l'allettone posteriore ce l'ha solo Schumacher con l'assetto di merda. La benzina adesso non la posso più utilizzare e sto iniziando a perdere. Purtroppo. Però tutto sommato non c'è da lamentarsi. Qua non vediamo un cazzo, tanto. Si sta avvicinando Giovinazzi. Si è perso Schumacher. Non so per quale motivo, ma si è perso. Sì, put. Giovinazzi si è svegliato adesso. Guasto meccanico per Hülkenberg.
vista direi che l'auto ha qualche problema. Ma si è visto un cazzo. Sono usciti fuori dai punti, sì. Ci sono però le due visa cash up. Ok, quelle che dovevano stare fuori dai punti stanno. Niente. Pensavo meglio questa gara. Purtroppo l'assetto di Shumi. Giovinazzi così all'improvviso decide di... Questo ce l'ha... Fred, le gomme. È svenuto Schumacher, ma credo sia per la fiducia. Credo sia per questo anche. Vai. Ok, giro finale, usate tutto. Vai. 18 e 19 non è malaccio, però considerando che ci sono stati due ritiri, non bene, solo davanti a Wang Yu Zhou. Che poi me la dove spiegare sta cosa del perché Wang Yu Zhou è così tanto lento a differenza di Bottas. Mick Schumacher di nuovo. Ma perché Mick Schumacher alterna? Adesso da 5 secondi, adesso è a 2 secondi e 6 da Bottas. L'ha guadagnato 2 secondi e mezzo, così. Last lap. Lift now. Occhio a non far finire la benzina. Ah, ma sta lottando con Albon. Ok. Guarda quanto ho aperto. Appena stacco qualcosa è la fine. Verstappen lotta con Norris. Ultime curve. Ma tu. La vince Norris. Sembra quasi la gara dello scorso anno che abbiamo fatto quando eravamo in Williams. Leclerc, Sainz. Sì, Leclerc problemi, ma sono così veloci che possono avere tutti i problemi del mondo. Continueranno a starmi davanti. Girare nettamente più veloce. Ok, l'importante è che non hanno fatto punti gli avversari. Ecco. Ciao, ultimo. Eri in Mercedes con Ocon. Ero in Mercedes con Ocon. Non ero in Williams. In quella gara. Sistemiamo l'assetto a Schumacher, ragazzi. Prima della qualifica. Check the flag. 18 e 19. Tutto sommato. Va bene. Oggi bella la tuta. È bella, bro. Sono innamorato di queste tute. Così no. Però quella del pilota e la scuderia è troppo bella. Troppo. Ho fatto un qualcosa di epico su... Allora. Come glielo sistemo? Ok. Sappiamo che trazione va qui. Questo va qui. Questo qui va qui. Questo destro-sinistra. Però rettilinea, dove cazzo va? Sembra essere qui.
Non ne ho idea. Potrebbe essere così? Non posso andare oltre qui. Qua non posso... Aspetta però. Aspetta, devo provare a infilare... No? Così? Continua a rimanere fuori quello. Così però... Così migliora sicuro, credo. Sì, però non credo sia un 100, ragazzi. Mentre a lui, non so se a destra o sinistra stabilità frenata, ma se io sposto sterzata a destra, sappiamo che stabilità frenata è sinistra. Però se faccio così, non vorrei che sovrasterzo non è più perfetto. Vedete come cambia, pure trazione. Mentre se sposto questo, sposto solo questi due, e questo mi va più a destra. E al massimo perdo qualche punticino se ho sbagliato, e invece a destra qui. Sapete che mi conviene fare così? Visto che è 97 lui, faccio solo questo piccolo tocco qui. Sì, non voglio rischiare troppo. Stabilità frenata, lui è verso quella linea. Credo che con Schumacher non lo troviamo oggi. E invece sì, può essere. Vediamo, ragazzi, qualifiche. I componenti le ho messe, sì. Andiamo. Come va, va? Via qualifiche. Se non è 100 è 99. Speriamo. Subito, così almeno non prendiamo doppiati. Almeno speriamo. Pronostico che è stato fatto, com'è? Ah, questa è chi fa la pole. Minchia, tutti Verstappen, raga. Ma madonna, tutti Verstappen. E allora, come sempre, accelerazione. Mi devo prendere il rischio. Ha già accelerato quel pezzo di merda, incredibile. Accelerano. Fammi vedere dove accelerano, così impariamo. Accelerano qui. Cioè lui è qui, è già accelerato, ha messo dritto la vettura. Voglio credere che ha già accelerato. Sì, sì. Dimmi che non mi esce nessuno davanti a cazzo. Vedi qui, tutto quello che ho guadagnato lo perdo. Devo star lì proprio attaccato. Che sennò non riesco a prendere la scia. Però sembra guidare molto più veloce adesso Schumacher, eh? Nelle curve lente sembra andare più veloce. Ma nettamente più veloce. Ma sì. Ah, sembra che funziona il pezzo nuovo, eh. Qua vedi perdo. Guarda quanto perdo. Qua perderò pure.
La scia non la piglio più. Mi danno tipo un secondino in quella curva? Sette decimi? Però secondo me non è male come giro quello di Schumacher. Giovinazzi farà meglio perché sta molto più vicino. Ah, la scia qua non la piglio. Però non abbiamo avuto impeding. E questa è la cosa positiva. Gli altri potrebbero prenderlo. Qua è un'altra perdita di tempo. Aspetta, passiamo. Small lift off to the tires. Allora, abbiamo preso ben 8 decimi da Alonso. Ed eravamo sotto scia. Anzi, 1 e 3. Giovinazzi ha 8 decimi perché gli ho dato la scia. L'ha presa tutta. Ma nonostante la scia prendiamo troppo. Madò, quello 9 decimi da Leclerc. Vediamo gli altri. Sono tutti davanti a me, non c'è un cazzo da fa. Sergeant, senza scia solo 2 decimi più lento, 1,5 decimi. Non conviene riscendere, non ce la facciamo. Wanyu Zhou lo sappiamo che è più lento. Hülkenberg con i problemi alla vettura è più veloce di noi, di 1 secondo. No. Non ha senso riscendere in pista, secondo me. Perché anche volendo tu non li togli 9 decimi per prendere Magnus. Via, 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 fermi così. Risparmiamo anche i pezzi del motore e le gomme. Falli fa. Serve a nulla riscendere. C'è stata una bandiera gialla. Magnus e Sergeant, Albon. Vabbè, Wanyu Zhou hanno fatto proprio scarso in questo gioco. Penalità c'hanno Ocon e Sergeant. Ah. Paul di Perez. Ma tu. Aspetta, il pronostico, chi è che ha votato Perez? 0 persone. Perez fa la pole. Verstappen quarto. Il bello è che è stato bloccato, sono stati bloccati perché in Q2 Verstappen ha fatto 27 e 8, mentre in Q3 ha fatto 28 e 1. Cioè ha fatto 28 e 1 Perez, la pole. Lui ha perso davvero tanto, rip. Prova solo con Schumacher. No, non ha senso. Schumacher non mi sembra poi così tanto veloce. Mo vediamo sta pioggia se può aiutarci. 95. Va bene, dai. 97. Uguale. Allora. Pioggia all'inizio, poi smette. Pioggia all'inizio, poi smette. Ok, se facessi una cosa del genere, non ce la fai. Se metto 2 soft, abbiamo visto che non funziona. No, ne amo robore. Quindi, ne amo grazie di cuore per la sub, per le sub. Sapete che quasi quasi doppia media, abbiamo visto che funzionava di più la media perché puoi spingere. Conviene la doppia media. Che la soft. Oppure fai una media e una soft alla fine, ma secondo me è meglio la media. Anticipi, li fotti. Sotto sto punto di vista puoi spingere tanto perché hai più gomma. Sì. Qua mi dice che arriva più tardi. Vabbè, mo per il momento.
Dovrei avere tutte e due le medie nuove, mo vediamo. Quindi qua strategia con la pioggia non la posso avere. Fammi cancellare. Sapete che quando è entrata la safety car, se rimanevo fuori, forse qualcosa si poteva fare. Perché c'avevo Schumacher e Giovinazzi vicino ed era difficile passarli tutte e due. Potevo forse guadagnare qualche posizione in più. Così. Il problema è che mo non c'è DRS, li perdo subito. Sotto la pioggia senza DRS. E godo. Andiamo. Non si può fare tantissimo. L'unica cosa è dopo la pioggia. No, non mi dire che crash. Ah. L'attesa per la gara è alle stelle ormai. E sugli spalti si respira l'aria. Ah, metto la telecamera piccolina. Anzi, adesso stacco così mi faccio uno storciacannò. Però dopo vi metto questa qui, così almeno vedete i millimetri di pioggia. Trovarsi a partire dalla pide. Chi temort? Vai. Vado a prendere lo storciacannone. Tanto non devo fare nulla qui in questo momento. Devono spingere, fine. L'unica cosa che devo fare. Sempre la fatidica. Priorità al ritmo. Oh. Siamo lenti. Madonna, se siamo lenti. Giovinazzi. Chissà se funziona sotto la pioggia, funziona meglio sta vettura. Allora. No. Bidonazzi di merda. Ecco lo Schumacher che fa sentire la presenza. Fa perdere pure tempo. Oh, ho detto non ostacolare il compagno. Madò le temperature. Mi fai capire se posso spingere. Ma dovrei poter spingere. S'abbassa, finisce qui al ventunesimo. Al ventunesimo. Ma voglia che ce l'abbiamo la gomma, si può spingere. Però non così tanto, perché sennò... Loro come stanno di gomma? Uguale a me. Quindi stavano spingendo forte. Gasly si è perso. Ma mo senza DRS è un bordello. Che temperature hanno loro alle gomme? Tipo Gasly, che lui sa tenere bene le temperature, 99, gira come me. Qui non recupereremo mai con il... perché non abbiamo il DRS, quindi la spinta non ce l'abbiamo. Quindi li perderemo facile. E quello è il problema. Però qualcuno sbatterà, no? Che dite? Hulkenberg che vuole fare? Ma Mercedes fanno poco cagare, eh? Storcia. Problema per Hulk, godo. Ma sono problemi davvero piccoli, non so, enormi. Questi stanno tutti attaccati. Se io stacco l'ERS, è finita.
Vediamoci un po' di on board, va? In questa VR incredibile. Vedi, adesso non fa venire più volta a stomaco, vero? Adesso è bella, devo staccare. Se no poi senza ERS mi bruciano. Lo tiene, lo tiene. Ah, Gasly lo tiene. Sì, invece mo è bella. Non mi dispiace per niente. Ovviamente la mia preferita è sempre questa. Questa ti fa calcolare bene le distanze. Quindi la preferisco, però... Giovinazzi, niente, si sta perdendo di nuovo. Ah, mo ti tira la staccata? Non si sa difendere, non sa fa un cazzo. Soffriamo troppo con sta macchina, eh. Le gomme le teniamo bene. Gasly ha problemi. Ce la fa. Lui proprio in grossa difficoltà. Anche lui, eh. Chi è? Chi è? Signor Nico Findus Prime. Che cazzo è signor Nico Findus? Ventesimo mese di Prime. Ha cambiato nome, ha cambiato nick. Chi era sto signor Nico Findus? Basta. Il problema è che ci avviciniamo, poi li riperdiamo. Giovinazzi sta reggendo. Vado a buttare lo storcio, così riattivo la telecamera. Ci serve un po' di culo. Ci serve un po' di culo, ragazzi. Aspetta, metto la telecamera piccolina. Ok. Ci serve un po' di culo. Qualche bel incidente di quelli corposi. Niente, Giovinazzi proprio non c'ha fame. Meno male che ho messo 21esimo a Giovinazzi. Schumacher storto e dritto, con Gasly con i problemi. Riesce a tenere, però devi stare sempre in spinta, eh. Come stanno loro a gomme? Stiamo lì. Ma do il correttore. Chi era questa carriera? Chi era questa carriera? Mi sta piacendo troppo perché sei l'unico content creator che porta una carriera così realistica. E a cura. Anche tra livrea... Era Pierre, no Kier. Degli aspetti estetici. Grazie, Busna. Lo so che non è per tutti sta carriera. Perché molti... Molti content creator, senza guardare in casa degli altri, trovano la scusa del se no diventa troppo noioso per gli spettatori. Perché giustamente è anche vero, il content creator deve cercare di portare una cosa per la massa, no? Però non ce la faccio, perché non mi divertirei. Io mi sto divertendo adesso perché sto costruendo la vettura, avrò i problemi a sviluppare i pezzi. Credo che una persona maniaca come me del realismo e queste cose qui preferisca vedere una VR 18esima e 20esima che non una VR che va a punti nella prima stagione. Non... Ok, la Formula 1 può essere tutto, eh. Nel senso che può essere che in un anno una vettura può essere da ultima a prima, ok. Però qua siamo in un videogioco, appunto. Dobbiamo metterci delle difficoltà anche perché è un gioco che porterò tutto l'anno. E se vado a mettere... Guasto rilevato. Stroll ha un problema, si gode. Comunque, Dio Madonna, non capisco perché non ho 4 ingegneri come te, ma 10. E ho messo tutto al fottuto minimo, anche le strutture. Te lo dico, perché probabilmente quando è startato la carriera c'è stato già l'aggiornamento. E nell'aggiornamento hanno deciso di mettere più ingegneri. Perché sennò era troppo difficile. Probabilmente è così. Però, bello, il fatto che io prima dell'aggiornamento ho potuto mettere meno ingegneri, quindi diventa un bordello.
Sta carriera, secondo me, farà la storia del mio canale. Però non devo sbagliare nulla. Almeno sul contenuto di Formula 1 Manager credo che stiamo costruendo qualcosa di bello. Ocon, problema rilevato. Madonna, stanno avendo tutti i problemi. Guasto meccanico Ocon e nel frattempo passiamo l'altra Alpine. Buono, stanno avendo problemi, bene. Se si fermano, si sfasciano durante il corso della gara, entra la safety car. E quella è un'altra cosa, dipende quando smetterà di piovere. Ah, ho finito l'ERS, mannaggia a me quando sono stupido. La staccata me la tira. Ma quanto è bella la VR, ragazzi, ma quanto è bella la VR! Ma avete visto il laterale quanto è bella? La visuale degli altri è troppo bella. Guarda qua VR quanto è bella, mamma mia. Ha fatto qualcosa di epico. Lo sapete che non mi tiro mai, cioè non dico mai cose positive su di me, ma ho fatto una macchina che, ragazzi, se viene costruita nella realtà è bellissima. Troppo bella. Wow, non vedo l'ora che mi si riavvicina Gasly per vedermela. Proprio bella, guarda con le luci che si accendono vicino a VR. Ma è troppo bella sta macchina. Sono innamorato. Una cosa bella senza copiare. Sono innamorato davvero. Sarà difficile fare un'altra livrea bella come questa. Ci ho messo 3 giorni per studiarmela. Ovviamente VR cambierà. Il logo cambierà. Voglio fare tipo una cosa stile Valencia. Sopra al logo triangolare. Sopra devo provare a disegnare un pipistrello. Sarebbe bella. Tipo Valencia. Dobbiamo provarci. Nella seconda stagione, piano piano si aggiorna la VR, no? E quindi cambia e migliora sempre di più. Vado a perfezionare il logo. Come sta andando la MSC Crociere? In questo momento è arenata. È arenata. Vediamo le gomme. Stanno un po' in calo, ma vediamo gli altri. Stanno peggio. Va bene, allora possiamo continuare a spingere. Pensa quando vincerà le gare. Io credo che sarò davvero soddisfatto nel momento in cui arriverò decimo. Secondo me sarà come vincere un campionato arrivare decimi con sta vettura. E occhio, perché qua ci sono 2 vetture che hanno problemi e se peggiorano iniziano ad andare lente. E quindi puoi pensare che se stai davanti a queste, Mick potrebbe arrivare già 15esimo in una gara 100%, sarebbe tanta roba. È la prima gara che potrei fare 15esimo in una 100%, in una completa. In più, se c'è qualche incidente, ragazzi, ci si può lavorare. Giovinazzi non ce la fa proprio, Perez lotta con Norris. Verstappen sta dietro, Sainz, Leclerc, stanno tutti attaccati, i primi fino a Tsunoda, no, fino a Piastri, i primi 6. Se la lottano. Noi stiamo perdendo da Magnussen, tra un po' dobbiamo staccare anche la benzina, mi sa, Perché con la pioggia non guadagniamo benzina, spingendo. Prima volta che succede. Guasto meccanico Hülkenberg, pesante, inizia a essere pesante anche per lui, tra un po' sarà pesante anche per Gasly e Stroll, credo. Vediamo. Hulk. Un 31 di cambio. L'altro era, abbiamo detto. Chi era quello che aveva problemi? Stroll. Vediamo quando sta Stroll. Stroll. Oh! Dove cazzo è Stroll? No, sta ancora messo bene. Ah, quindi inizia a essere da 70. Ah, beh, allora avremo anche noi problemi tra un po'. No, mi sono scordato di staccare l'ERS. Mannaggia qui. Ah, ma avremo problemi anche noi tra un po' allora, se è a 70. Causato da cordoli. Ah. Vedete, gli ottimali sono 80 gradi, noi andiamo a 130 gradi di motore. Siamo proprio al massimo. Lui?
126 di meno. Però Mick Schumacher rischia di meno, vedete?